fa rispettare, vero? L'onorevole Fabris, presidente, sicuramente. Ecco qua, Vito Ruggiero, vieni Vito, e dobbiamo consegnare i fiori. Chi ci aiuta a prendere i fiori? Ci serve una persona di buona volontà, altrimenti vado a prendere io il sacchetto. Ci sono i fiori lì dietro, Vito. Li prendi tu o li prende Gianni? Gianni. Gianni, vuoi? È richiesto anche una voce, Gianni. Ci sono i fiori, vogliamo dare sti fiori, per favore. Allora, Roberto, mi aiuti tu, per favore, a prendere i fiori. Sono lì dietro e Vito poi le consegna a tutte queste balde giovani. Ne approfitto, Cosimo, vieni al centro per... domenica si comincia. Con quali propositi? Un comment. No, ogni anno tu mi dici così, però io devo strapparti non dico un pronostico, ma insomma almeno... Come la vedi questa squadra? Un'altra scommessa, vero? Un'altra scommessa ancora più forte degli altri anni, perché metà squadra è fatta, avete sentito, di quindicenni, perciò stiamo valorizzando la nostra zona e questa è la cosa più importante. Il nostro obiettivo principale è quello. Poi è chiaro, vogliamo rimanere in questa elite, in questo campionato, perché è giusto per tutti i sacrifici che fanno tutti i nostri dirigenti, i nostri sponsor. È una cosa incredibile, vorremmo rimanerci alla grande. Bene, allora l'amministratore Vito Ruggiero consegna materialmente una rosa ad ogni ragazza che vedi sul palco. Benissimo. Allora provvedi subito. Nel frattempo io vorrei che ci raggiungesse padre Giovannino. Padre Giovannino, vuoi raggiungi? Che adesso vi spiego perché, rapidamente. Adesso vi spiego perché, perché c'è un momento dove vedi soltanto ragazze, mi raccomando, non sbagliare, sì. Fai tu, da dove vuoi cominci, basta che fai velocemente, da par tuo, e così riusciamo a mettere in archivio anche quest'altro momento. Prepariamoci per quell'altra cosa, poi sposteremo tutte le ragazze a questa parte perché dobbiamo vedere anche il filmato, ma pian piano, una cosa alla volta. Ci raggiunge quindi padre Giovannino Fabiano, che è l'assistente spirituale della Volley San Vito da diversi anni, da quando è a San Vito come responsabile della casa mercedaria. Eccolo qui, che è a San Vito Ormandi. Però padre Giovannino che è... Padre Giovannino che si fa chiamare sportivamente Fra Pantera, a te il microfono, padre Giovannino. Ciao a tutti. Ha da darci una bella notizia, una bella notizia, per te, io ti ho chiesto, non è una bella notizia. Non è una bella notizia, mi sanguina il cuore. Dici allora, dici. Purtroppo vi devo lasciare, perché i miei superiori hanno deciso di trasferirmi a Padova. Silvia, visto che hai combinato. E quindi, ripeto, mi sanguina il cuore, però ho fatto il voto di obbedienza e devo obbedire. E allora salutiamo Fra Pantera che ci lascia. Tra quanti giorni? Presto, vero? Parto martedì. Quindi a malapena la Coppa Italia e poi basta. Sì, certamente domenica sarò lì al palazzetto come in occasione di tutte le partite. Volevo soltanto dire... Scusate un po', sono veramente emozionato. Io sono arrivato a San Vito 5 anni fa, quando questa squadra ha iniziato la stupenda cavalcata della 2, l'assistente spirituale. Care ragazze, io vi lascio una grossa eredità. Silvia lo sa, quando ero cappellano dell'Avellino Calcio mi chiamavano Frate Lupo, adesso mi chiamano Fra Pantera. Perché? Perché la prima cosa che ho pensato è quello di dare a voi il nome di un animale che rappresentasse le vostre caratteristiche, e la pantera con i suoi artigli lascia sempre il segno. E poi avete 2 colori stupendi, bianco-azzurro. Il bianco è il colore di Dio, il colore della vita. L'azzurro è il colore della Madonna. Quindi avete una grossa responsabilità. Però vi lascio a modo mio, perché io sono campano della provincia d'Avellino e tutti i campani sono un po' canterini. Allora vi lascio con una frase meravigliosa di una canzone napoletana. Ma de parole più carnale dolce ne sceglie solo 3, ve voglio bene. Padre Giovannino Fabiano, straordinario.
ti terremo sempre nel nostro cuore. Naturalmente anche da Padova vi seguirò con la mente, con il cuore e qualche volta guasta qualche telefonata. Ecco, questo volevo ricordarti, bravo, ogni tanto telefona quando le cose non vanno bene, sai tu chi chiamare. Padre Giovannino Fabiano Frappantera, grazie e buona vita anche a te. Allora ragazzi, adesso ci spostiamo tutta questa parte perché ci raggiungono, dobbiamo, lo sapete, Silvia lo sa, voi non lo sapete, lo sentirete per la prima volta questa sera e lo canterete insieme a tutto il nostro pubblico. Abbiamo un inno e l'inno è stato composto da un musicista, compositore sammitese che è Antonio Prete, che l'ha poi eseguito con la sua band che si chiama i Gesacchiotti. Antonio, vai! E coriandoli sul palco per salutare questo avvio, mangio anche i coriandoli, avvio di stagione 2012-2013, non bisogna mai parlare quando volano i coriandoli, però bisognava pure farlo. E beh, grazie ragazzi, Gesacchiotti che ci hanno eseguito questo inno, e complimenti a Antonio Prete che lo ha composto, grazie anche davvero per questo vostro omaggio di questa sera. Ragazzi, avete visto? Pensavo volessi dire qualche cosa, i pasticciotti, l'ho ricordato, i pasticciotti li vanno a mangiare subito, non c'è problema. Loro sono le protagoniste di questa stagione, beh ragazzi, davvero in bocca al lupo, eh? Ah, come dice Frappantera, fra lupo, Frappantera, crepi il lupo, la serata continua, adesso le ragazze tornano al posto, la serata continua perché c'è la musica delle schegge che ritornano sul nostro palco e c'è soprattutto da degustare tante belle cose. Ragazze, domenica si gioca, quindi mi raccomando, tutte pronte per questa nuova esperienza, questa nuova avventura. Roberta, che